Ciao a tutti ragazzi, qui Endercat che vi parla e bentornati in questo nuovissimo video di Minecraft. Oggi, come tra virgolette speciale, essendo che non è micro speciale, 1000 iscritti, speciale 1000 visualizzazioni, faremo uno speciale molto soft che potrebbe comunque aiutare. Allora, oggi parleremo su come costruire degli alberi personalizzati. E qui, beh, tanto mettiamo giorno, per carità, perché di notte non facciamo nulla, quindi... Oh, che bello! Allora, partiamo da un presupposto che fare un albero personalizzato non si intende fare questo. Meglio prendere un arboscello, prenderla così. Posso fare così. È uscito anche brutto. Ci ho messo anche l'erba attorno per errore. Vabbè. Allora, se ad esempio... come fare un albero tipo questo, ok? Oppure fare un albero tipo questo e tipo quello anche. Questo è molto semplice, proprio questo forse è il più semplice, non vi farò vedere questo. Oppure questo, che tra l'altro dall'ultima volta che ho fatto il video l'ho modificato perché l'ho reso un po' più grosso, perché sennò no. Allora, partiamo almeno da come io costruisco gli alberi, perché sicuramente c'è qualcun altro che farà in modi diversi, però io intanto li costruisco così. Allora, partiamo ovviamente col prendere il legno, che può essere anche di, che ne so, acacia, ok? Può essere un legno che volete voi, io preferisco di gran lunga questo perché secondo me è uno dei più belli, però ovviamente potete scegliere voi il legno. E oggi però faremo non un albero così grosso, bensì faremo uno tipo questo, ok? Molto piccolino e molto bello. Poi ditemi ovviamente se volete sapere ad esempio come creare tipo questa, una caverna tipo questa, oppure anche una casa tipo questa, una casa sull'albero anche, un vulcano ad esempio, quindi fare tipo terraforming, quindi modellare il terreno per cercare di renderlo realistico, come questo che non sembra fatto a mano, magari, cioè, beh, si sa che è fatto a mano, però, insomma. Allora, partiamo subito decidendo se vogliamo fare, beh, un albero dritto, quindi così, che a me non fanno impazzire, così. Io di solito li faccio, li faccio così, quindi magari con una piccola curva, se proprio volete anche due. Di qua quante ne ho fatte le curve? Sì, di qua mi sembra ne ho fatta solo una, comunque, facendo qualche curva, per come su questo, vabbè. E poi, in realtà non cambia nulla. Da cosa partiamo? Partiamo dalla base, quindi dalla parte così, e da rendere il tronco un po' più cicciottello. Tanto alla fine non cambia nulla, cioè potete anche prima fare le foglie e poi inciccionire l'albero, però. Allora, intanto basta mettere un po' così, blocchi a caso, magari di legno ovviamente, non è che prendi la terra e mettila così, ovviamente, blocchi a caso di legno, questo magari così, tipo uno fatto di un blocco, uno di due, magari qua cosa potrò fare, diciamo due anche questo, e qua magari tre. Tre forse è troppo? Alziamo questo, non è un problema. Toh, facciamo così. Facciamo, guarda, così, toh. Perché ovviamente, ragazzi, poi è tutta una roba della serie. Faccio l'albero, ma poi quasi sicuramente, probabilmente che fate l'albero e dite, questo non va, e lo ricostruite, quindi anche io adesso ho modificato un po' la forma, perché ovviamente... Allora, io di solito prendo delle spruce fence che potrebbero, quindi delle, come si chiamano? No, cancelletti, recinzioni, che potrebbero sembrare magari anche un rametto, o anche in certi casi, secondo di come li usate voi, magari qualcosa che tiene sull'albero, poi dei mezzi blocchi e delle scalette. E li metto magari qua, questo magari lo potremmo mettere qua... Ecco, fare una robina un po' così, molto casuale, raga. Infatti, il costruire non è essere bravi a costruire, basta sapere che blocchi usare, ovviamente. Quindi devi sapere che blocchi usare, cioè devi sapere, uso ad esempio i mezzi blocchi, oppure uso, che ne so,
il pietrisco, uso insomma queste cose. Bisogna sapere, avere già in mente cosa fare. E c'è il mio gatto qua, mi distrae. Bisogna avere già in mente ovviamente cosa fare, ma beh, quello era anche scontato. Allora, io penso che potrei lasciare anche così l'albero, se no vediamo come sarebbe se lo inciccioniamo ancora di più. Ok, no, non mi piace perché dovrei fare l'albero forse un po' più lungo, ma lo terrò così. Allora, poi partiamo magari da cercare di fare una forma più o meno tonda con le foglie, ragazzi. Però, ovviamente per forma più o meno tonda, adesso capirete cosa. Così, no, brutto come la fame. Ecco, facciamo una roba. Ecco qua. E poi alla fine è tutto mettere foglie a caso, in realtà. Ok? Quindi è tutto mettere foglie a caso. Quindi non seguire una logica. Infatti, molte costruzioni, anche ad esempio, quando ho grandi dimostrazioni, ma se vado qua dietro, ecco qua, questa piccola decorazione qua laterale. E non essere bravo a costruire, prendere un blocco, anche in questo caso più blocchi, fare delle prove per cercare di fare delle decorazioni come queste. Qua volendo potete metterci due finestre, ok? Che ne vedi? Ci sta a mettere due finestre? Non ci ho pensato, vabbè. E vedere come viene fuori, quindi magari fare come ho fatto io, o comunque robe diverse, ma è tutto un provare mettendo blocchi relativamente a caso. Quindi fa ridere come c'è quello dietro tutto bello così e poi c'è questo, vabbè. Poi naturalmente qua, come ho fatto anche con quell'altro, bisogna anche sotto renderlo un po' più grosso. Anche sotto, ecco. Così è troppo piccolo, quindi direi che almeno di un blocco lo allarghiamo, che sennò non esce nulla. Sì, dai. Così potrebbe starci, facciamo una rovina così, molto semplice. Se alla fine dei conti, raga, cioè, fare gli alberi non è sta grande difficoltà, come sembra. Cioè, qua, se siete come me, o se eravate come me, vedevo le costruzioni, diciamo, impossibile, saranno quei programmi là che rendono la vita più semplice. Però alla fine dei conti, sì, ok. Molti usano proprio quei programmi, tranne nel serie in sopravvivenza, ovviamente. Però, comunque, c'è anche molta mano libera, tipo così. Non mi fa impazzire. Questo qua dovrei rendere un po' più cicciotto, così. Ecco, così mi piace già di più, esatto. Poi, invece. In realtà andrebbe bene anche così, ma volendo potete fare magari qualche buco che, visto così non si nota molto, ma se avete tipo delle shader così, quindi praticamente le shader sarebbero come delle, come potrei definirvele, sono cose che si installano intanto, dei pacchetti che rendono magari le nuvole a posto di quadrate così magari realistiche, quindi come se fosse una foto. E magari mettono le ombre un po' più belline di queste, le ombre del personaggio magari, le foglie che si muovono, la luce proprio con tutte le sfumature, insomma, robe così. E quindi se usate le shader viene molto meglio, però io comunque anche se non le uso, metto queste cose che sarebbero ogni tanto magari fare qua e là dei buchi. Perché dei buchi? Perché le foglie che ci sono in Minecraft, anche se non ce li hanno, però sono sostenute da rami, ok? Anche se i rami poi non ci sono, perché guardate, non li vedete i rami. A meno che ovviamente voi non ci mettete qualche blocco in mezzo per fare il ramo, eh? Però comunque sono sostenute da rami e quindi sono anche distaccate, non sono tutte ammassate e attaccate. E perciò fare anche questi buchi un po' per renderlo più realistico ci può stare. Beh, non mi fa impazzire come albero, però dai, ci può stare. Quindi ragazzi, io direi che per questo video tutorial è tutto, anzi per questo video speciale per le 1000 visualizzazioni totali, che ricordo ovviamente che voi guardate i video ma non vi iscrivete, quindi se vi piacciono i miei video iscrivetevi.
E soprattutto, questo essendo comunque uno speciale 1000 visualizzazioni, quindi non è sta grande roba, ha fatto una roba molto semplice su come costruire. Quindi scrivete qua sotto se volete anche dei tutorial, tipo come fare per l'appunto, come ho già detto all'inizio, magari una caverna, una casa, una roba così, anche un vulcano, questa è una casa anche mezza distrutta, magari volete anche questa, oppure boh, il camper no. Cioè ragazzi, il camper non ve lo chiedete, non mi piace. Cioè, ve lo posso anche fare, ma a me non piace. Ecco, magari già una roba così, tipo una scogliera così, insomma. Chiedetemi quel che volete e posso farvi un tutorial, se riesco ovviamente. Anche una casa sull'albero. Ecco, però anche volendo, anche su come uccidere i pipistrelli, che mi rompono tantissimo. Ovviamente ho tolto i mostri perché c'è un villico che abita in questa casa. È già capitato che è morto, quindi ho tolto i mostri. Comunque, da qui in avanti è tutto e ci vediamo ad una prossima puntata. Ciao!